c'è posta per te. Silvia e Salvatore sono tornati insieme. Ecco cosa è successo. Cosa è successo tra Silvia e Salvatore dopo la puntata di C'è posta per te? Tante le storie che sono state raccontate anche questa sera nel corso della quarta puntata di C'è posta per te 2018, trasmessa questa sera su Canale 5. Tra i protagonisti della trasmissione c'è stato Salvatore, un giovane ragazzo napoletano che ha mandato a chiamare la sua ormai ex fidanzata Silvia dopo averla tradita con un'altra donna per un anno e mezzo. La storia d'amore tra Silvia e Salvatore è raccontata a C'è posta per te 2018. Salvatore ha mancato di rispetto a Silvia e l'ha tradita durante la loro relazione durata ben 6 anni. Per circa un anno e mezzo, infatti, Salvatore ha portato avanti una storia d'amore parallela con un'altra donna più grande di lui che lo ha attratto soprattutto fisicamente. Salvatore ha portato avanti questa storia approfittando anche del fatto che Silvia per più di un anno è andata a lavorare a Frosinone, a distanza di un'ora e mezza dalla sua città, e in questo lasso di tempo che Salvatore ha cominciato a tradire la ragazza. Salvatore, però, a distanza di 2 mesi ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi, affermando che in questo periodo non ha fatto altro che pensare a lei e ha capito che il suo futuro è solo al suo fianco. Salvatore, infatti, ha dichiarato che non riesce a pensare al suo futuro senza Silvia e in lacrime ha chiesto a Silvia di perdonarlo e di dargli una seconda possibilità, affinché potessero rimettere in piedi la loro storia d'amore. Silvia, però, in un primo momento non ha nascosto che non riesce a guardare ancora in faccia Salvatore a distanza di 2 mesi dal loro addio, ma al tempo stesso però non riusciva ad aprire la busta in quanto le ritornavano alla mente tutti i messaggi e le foto con l'altra persona, che ha avuto modo di vedere dopo che tutta la verità è venuta a galla. Ecco cosa è successo tra Silvia e Salvatore dopo la puntata di C'è posta per te. Sta di fatto che Salvatore per un anno e mezzo ha portato avanti una seconda storia d'amore parallelamente a quella con Silvia e ha tenuto nascosto il tutto alla ragazza, che nel frattempo lavorava lontano dalla sua città per guadagnare soldi, che servivano alla sua famiglia. Silvia in lacrime ha esitato fino alla fine dall'aprire la busta nonostante le preghiere di Salvatore, che le ha chiesto a più riprese di avere una seconda chance. Alla fine, però, Silvia ha chiuso la busta e ha scelto di andare a casa da sola perché proprio non ce la faceva. Cosa è successo dopo la trasmissione? A quanto pare Silvia e Salvatore non sono tornati ancora insieme, la ragazza vorrebbe ancora del tempo.